Vicino o lontano, ha veramente poca importanza. La cosa che è davvero importante è che tutti quanti ci concediamo del tempo per dedicarci interamente alla fotografia. E oggi vedremo proprio come riuscirci, scoprendo un modo per organizzare un vero e proprio viaggio fotografico in tutta semplicità. Bentornati e benvenuti amici effenauti. Però sono addolorato. Sono addolorato perché so che ancora non vi siete iscritti e questo è grave. Prima di tutto perché è gratis e poi perché se non lo fate e non accendete la campanella potreste perdervi tutti quanti gli altri contenuti che sto preparando per voi. E sono tanti, addirittura tanti, da tenermi a casa anche il giorno di Pasquetta anziché uscire e andare in motocicletta. Quindi non perdiamo subito altro tempo, andiamo avanti. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e commentate con "Mi chiamo Wolf, risolvo problemi". Ricordatevi, la maglietta, potete ancora vincerla. Io lo so benissimo che non è facile regalarsi dei momenti che siano tutti quanti per la fotografia, però sono importanti e sono importanti per riuscire ad avere veramente dei progressi, per superare tutti quanti quei limiti che ci portiamo dietro e che ci condizionano. L'ideale sarebbe quello di partire per almeno 2 giorni e fare fuori almeno una notte, proprio per metterci alla prova e scardinare quindi tutte quante quelle abitudini e quelle cadenze che sono diventate di fatto una routine. Ma la vita, così come le nostre passioni, non sono una destinazione in cui rilassarsi, piuttosto la vita è un percorso in cui ogni giorno dobbiamo sempre portare a casa un nuovo insegnamento e questo dovrebbe essere proprio il nostro 11° comandamento. Ma spesso siamo inghiottiti e schiacciati dietro il peso della vita e degli impegni e quindi ce ne dimentichiamo. Io faccio questo video proprio per esperienza personale, perché ogni mattina inizia sempre con un buon caffè, poi però prosegue proprio come ieri, e cioè non prendiamoci più per il culo, la vita è un loop, può essere più o meno variegato ma rimane comunque sempre un loop, è come succedeva con i giocattoli quando eravamo bambini, dopo un po' perdiamo entusiasmo. Ecco, questo video oggi lo faccio proprio per non perdere entusiasmo nella street photography, che non è una passione come tutte quante le altre che abbiamo. Non è neppure ormai un mistero. Io faccio 80 kg di pesantezza, quindi non meravigliatevi se vi ripeto che la fotografia di strada si fa percorrendo in lungo e in largo l'ambiente urbano e lo si fa a piedi. E detto da me che sono un bradipo, per natura, fa strano, ma la street photography nasce proprio come un ritmo singolare della camminata. È il frutto di una riflessione particolare che non si può basare su qualche scatto fatto di fretta, rubato, mentre abbiamo la testa altrove, mentre corriamo di qua e di là a fare altro. Task Positive Network si chiama il qui ed ora. E quindi il tempo che dedichiamo alla street photography sarà il nostro migliore amico e il nostro personal trainer e l'unica vera masterclass a cui nessuno di noi può rinunciare. Tutti quanti avete già fatto sicuramente una passeggiata con la macchina fotografica, l'avete fatto durante gli spostamenti casa e lavoro oppure nelle vacanze di famiglia, ma ve lo siete mai fatti un viaggio, vi siete mai concessi un viaggio con l'unico scopo di osservare la città, chi la abita e fare delle fotografie? Vi siete mai concessi di costruirvi delle occasioni per dedicarvi soltanto alla fotografia? Ecco, l'idea può spaventare qualcuno e magari può anche bloccare qualcuno, ma vi assicuro però che è un'esperienza che vi permetterà di vivere pienamente la fotografia e di capire veramente chi siete e come vi comporterete nelle condizioni reali, nelle situazioni vere, quelle di vita. Altrimenti tutte quante le belle parole che leggiamo sui manuali di street photography e che sentiamo di qua e là sul web restano puttanate senza senso. Sì, rimangono puttanate anche le mie, quindi o adesso o mai più. Uno sguardo sulla cartina, prepariamo tutto quello che serve e via, che si parte insieme. Naturalmente un viaggio fotografico si può fare anche nella propria città, lì dove viviamo, rivisitando proprio i nostri posti, il nostro quotidiano, la nostra città, il nostro vicinato, ma non è semplice, perché tutti quanti i luoghi che noi abbiamo conosciuto fin da piccolini sono pieni di ricordi e dai ricordi è difficile separarsi e condizionano il nostro vedere e anche il nostro percepire l'ambiente. Ed ecco perché come prima esperienza di viaggio io vi consiglio di dirigervi verso altri posti. Poi, una volta che abbiamo imparato a vedere più in profondità, possiamo anche dedicarci e vedere tutto quello che invece ci circonda. Io per esempio ho vissuto per 40 anni nella stessa città, ma per dare sfogo alla mia fotografia avevo bisogno di uscire da tutti quanti questi luoghi che erano familiari. E dopo essermi trasferito a Salerno per lavoro un anno, sono tornato con uno sguardo diverso, era uno sguardo quasi nuovo. E nonostante i ricordi che restano, perché quelli non vanno mai via, ho potuto vedere quello che prima ormai non vedevo più e trovare quindi del materiale utile per i miei prossimi scatti.
Ho dovuto praticamente prendere le distanze, ma vi confido comunque che ogni tanto devo continuare a prendere le distanze, devo continuare a partire, e proprio per non ricadere sempre nella stessa zona di comfort, cioè per non ricominciare a guardare sempre nello stesso modo. Il viaggio fotografico richiede un minimo di preparazione, non ci vuole poi tanto, ma serve un minimo proprio per affrontare in tutta quanta libertà e serenità quello che succederà una volta che saremo arrivati a destinazione. Quindi vediamo insieme adesso in ordine la sequenza dei preparativi che sono necessari per organizzare al meglio questa nostra mini avventura. Primo, scegliere la meta. E qui è una questione ovviamente di gusti personali, ma anche di tempo e di mezzi economici. Scegliete una destinazione che conoscete almeno un po', soprattutto se in questo primo viaggio potete dedicarci poco tempo. La mia prima meta fotografica, per esempio, è stata Napoli, cioè non lontano da dove abito. Recarsi in una metropoli sconosciuta con l'unico scopo di fare fotografie è rischioso, perché prevale all'inizio proprio la voglia di fare i turisti, cioè di scoprire altri aspetti del luogo, come quelli gastronomici, i musei, la cultura locale, e proprio perché non è facile sempre fare tutto quanto insieme. Mentre invece ricordiamoci che il nostro scopo del viaggio è metterci alla prova e scoprire realmente chi siamo, e quindi non è necessario per forza andare a New York o in Tibet per fotografare. Varcare una frontiera, qualunque essa sia, fosse anche soltanto le mura della nostra città, è sempre un modo unico, è un modo stimolante per affrontare il viaggio, per stimolare proprio la nostra immaginazione, e questo è veramente di grande beneficio. Per i viaggi brevi preferisco raggiungere città che sono di dimensioni più umane, proprio perché è meglio dare la preferenza a una città che si può raggiungere in poche ore per evitare di passare troppo tempo in viaggio piuttosto che nel luogo che vogliamo fotografare. Ho fatto una vacanza del genere proprio tra le Dolomiti Lucane, 3 ore di moto da casa mia, dove sono veramente riuscito a mettermi alla prova e da dove è nato poi il progetto di F4.0. Ma un altro modo molto bello anche per organizzare il proprio viaggio fotografico è il treno, con una meta che è facilmente raggiungibile. Infatti si possono fare foto già durante il viaggio, immergersi in quella che è la nostra meta, in questa nostra mini avventura, fin da quando partiamo, senza preoccuparci del parchimetro, della macchina e di tutto quanto il resto. Ci si può concentrare soltanto sulla fotografia, e questo vi assicuro che è veramente molto molto rilassante, tra l'altro. E una volta che abbiamo scelto la meta, dobbiamo documentarci ovviamente su questa, su quello che è stato già pubblicato su quel posto, come per esempio le serie fotografiche, i libri, le guide, lo stesso Instagram. E non per copiare, intendiamoci, sapete come la penso, perché cercare di imitare è un esercizio che è assolutamente inutile, ma ci serve però per trovare ispirazione e soprattutto per arricchire la nostra cultura fotografica. La memoria delle immagini, fatta di immagini, ci aiuta a sviluppare la nostra identità artistica ed è assolutamente molto più importante, molto più formativo che cercare soggetti da fotografare. Non pensate però che questo basti, perché è utile ed è necessario anche documentarci in ambito letterario. Infatti i romanzi, i libri che parlano dei luoghi che stiamo visitando sono veramente una grande fonte di ispirazione. Procuratevi perciò una guida per individuare proprio le zone che ci piace percorrere, e non dimentichiamo di portare con noi una cartina per orientarci nella città e un taccuino per annotare tutto quanto il nostro percorso. Serve, io vi assicuro che serve. Personalmente amo carta e penna, ma il cellulare con le note è comunque un buon alleato. 2. Trovare la sistemazione giusta. A volte, quando scegliamo la destinazione, pensiamo anche ai posti dove vivono per esempio i nostri amici, che ci possono essere d'aiuto magari per ospitarci o anche per accompagnarci in giro. Ecco, questo aspetto pratico non è da sottovalutare, però sembra anche un buon inizio, ma non è assolutamente una buona idea, perché per fotografare e per prendere confidenza con quella che è la nostra passione e portarla quindi a un livello successivo, dobbiamo essere soli. Dobbiamo capire come lavorare e studiare l'esito di quello che stiamo facendo richiede un certo isolamento. E quindi partire soli con 2 o 3 amici. Anche qui partire in gruppo e approfittare per fare delle foto suona rassicurante, è una buona occasione anche per divertirsi e per fare qualche scatto buono. Sono buoni tutti quanti i momenti, ma questa soluzione però non ha nulla a che fare con il nostro viaggio di full immersion nella fotografia, perché partendo in gruppo non si è più padroni di decidere cosa fare o come farlo. Non saremo più autonomi né sulla durata e sul ritmo delle nostre uscite, né sui momenti e sui luoghi in cui ci vogliamo concedere una pausa, e né magari sulla stessa destinazione del nostro viaggio. Io sono andato a Taranto con 2 amici, una vacanza che rifarei già domani mattina per quanto mi sono divertito.
subito, ma ci ho tirato fuori però soltanto uno scatto. Io non nego di aver avuto in quella vacanza l'impressione di essere stato una palla per questi miei amici, ma la realtà è che io mi sono lasciato coinvolgere dal divertimento, dalla loro compagnia, al punto da farmi sfuggire troppe buone occasioni per fare fotografie. E quindi, anche se pensate che viaggiare in gruppo vi aiuti a superare le paure proprio nei confronti dei soggetti, la timidezza, dovete sapere però che il gruppo vi rende anche più visibili, vi rende meno discreti e soprattutto vi impedirà di interagire e di instaurare un dialogo proprio con quelle persone che voi volete fotografare. Io viaggio da solo da sempre e conoscere la solitudine è importante per ritrovare se stessi, è importante per trascorrere del tempo in propria compagnia e ripensare la sera alla giornata che si è appena trascorsa, fare progetti per domani, per il giorno successivo e senza dover chiedere il permesso a qualcuno o il giudizio a qualcuno. È un grande insegnamento. È fantastico viaggiare e fotografare in compagnia, ma per capire davvero quello che si vuole è importante però viaggiare da soli, provare da soli, per non continuare a pensare sempre allo stesso modo, anche se in un posto differente. Dovete scegliere quindi con cura il luogo in cui alloggiare, perché sarà insieme, oltre che la vostra camera d'albergo, anche il luogo di lavoro. Perché se partite all'avventura come faccio io, non rinunciate mai a un minimo di comfort. Dopo una giornata di cammino, infatti, è fondamentale avere un posto comodo dove dormire, ma è importante anche questo posto per lasciare al riparo, senza paure, tutto quello che ci siamo portati appresso, perché non abbiamo soltanto con noi le schede di memoria, ma magari anche il computer e qualche altro oggetto personale. E alla fine, che cosa è meglio? Andare in centro città oppure in periferia? Ecco, questa è un'altra scelta fondamentale e anche questa dipende soltanto dalle vostre attese, da quello che vi aspettate. Se per esempio volete fotografare la vita notturna, dovete scegliere sicuramente una sistemazione il più possibile centrale, oppure potete accontentarvi anche di una zona più periferica, ma dovete sempre stare attenti che vicino ci siano sempre le fermate per i mezzi pubblici e dovete stare attenti che possiate anche passeggiare tranquillamente rientrando a tarda ora. Terzo, preparare e gestire il materiale. Questo sembra ridondante detto da me, ma un buon paio di scarpe vi assicuro che è il primo buon accessorio da scegliere. Credetemi che dopo aver fatto 15-20 km in una giornata a piedi, se il giorno dopo volete fare altrettanto, sono veramente fondamentali. Il principio di base è viaggiare più leggeri possibile, senza ingombri inutili. Vi consiglio perciò di portare con voi il materiale necessario per il progetto che avete in mente, perché spesso si commette l'errore di partire con tutto quanto il materiale che abbiamo con noi, nel caso in cui per esempio si presentasse l'occasione della vita. Ma in questo modo però si va incontro a due problemi fondamentali. Il primo è sicuramente un carico eccessivo che ci impedisce di viaggiare a lungo a piedi, e il secondo è quello di perdere più tempo a scegliere con cosa fotografare, piuttosto che capire cosa fotografare e come farlo. Ecco, dobbiamo imparare a camminare in libertà, senza pesi inutili, cioè avere sempre la fotocamera a portata di mano, e non dovete mai avere l'area dei fotoreporter, né quindi richiamare per esempio l'attenzione di chi ci passa a fianco. Io ve l'ho detto, no? Viaggio con un monospalla, un obiettivo zoom, uno fisso, un filtro e almeno due batterie di scorta che non bastano mai, insieme alle schede di memoria, che più sono, e meglio è. Dopo aver preparato la borsa, dobbiamo provare anche a portarla con noi durante un'uscita prima di partire per il nostro viaggio, proprio per testare il suo peso. E se è troppo pesante, non ci preoccupiamo, alleggeriamola e dopo facciamo un elenco di quello che c'è dentro per controllare poi che ci sia tutto quando stiamo partendo. Quarto, gestire il tempo. Nelle giornate che dedichiamo alla fotografia il tempo non scorre mai come al solito. Ci sono momenti in cui il tempo sembra sospeso e altri in cui scorre velocissimo. Ogni volta infatti alla fine di un viaggio, qualunque esso sia, il bilancio è sempre lo stesso. Abbiamo l'impressione di non avere mai approfittato abbastanza del tempo che abbiamo. Gestire il tempo e le fotografie, credetemi che non è una cosa facile. Ognuno ha il suo ritmo di lavoro. C'è chi fotografa tutta quanta la giornata freneticamente, chi invece ha bisogno di immergersi a fondo nell'atmosfera della città prima di fare click. Quindi procedete con il vostro ritmo, concedetevi sempre le pause che preferite, ma non smettete mai di guardare e tenetevi sempre pronti per catturare una scena. Ricordate di impostare anche la macchina fotografica prima di uscire e per essere sempre pronti, e se vi va da qualche parte vi lascio anche le mie impostazioni al riguardo.
Svegliarsi poi all'alba è immorale, e lo so, ma mettervi in marcia di buon'ora per scoprire la città in tutte quante le sue condizioni di luce è fondamentale. Fotografare le strade quando sono ancora deserte ha un'atmosfera molto particolare. Quando la città si risveglia, per esempio, ci sono i corrieri che consegnano le merci, ci sono i primi autobus che riportano a letto i nottambuli e che trasportano i primi pendolari al lavoro. Ecco, le prime luci del mattino liberano un ritmo speciale, a metà tra il torpore e il fremito della nuova giornata. Se poi preferite la fotografia notturna, allora il giorno vi servirà per fare i sopralluoghi, quindi dovete osservare le strade, il tipo di illuminazione che presentano. Nei quartieri più animati guardate sempre le vetrine, le insegne e i bagliori che possono nascere quando queste insegne si accendono, e cercate di trovare anche i luoghi con quell'atmosfera che vi piace di più per le vostre immagini. Annotate tutto quanto sul vostro taccuino per tornarci poi la sera senza problemi. Aiutandovi poi con la cartina e con una guida, definite un percorso di riferimento che vi servirà anche per scandire il tempo della giornata. E alternate sempre le fasi di cammino nelle zone che volete fotografare con gli spostamenti e con i mezzi pubblici. Avrete così uno sguardo complessivo su tutta quanta la città e sugli abitanti, e potrete guadagnare tanto tempo anche negli spostamenti. Addentratevi sempre nei luoghi della città senza accontentarvi di percorrere soltanto le vie principali. Quindi state, se possibile, anche il più lontano dalle zone turistiche e approfittate delle zone secondarie. 5. Analizzare il lavoro in tempo reale. Ecco, anche questo me l'avete già sentito dire: non guardate le foto appena le state scattando, perché ancora siete in azione, perdereste così l'occasione di fare dei nuovi scatti, magari più belli, e spezzereste anche il ritmo della vostra giornata fotografica. Ma una volta che siete rientrati in albergo, però, potete passare in rassegna tutte quante le foto e abbozzare magari un primo editing dalla giornata di lavoro. Lo scopo non è quello di selezionare le immagini migliori, ma è quello di rendervi conto degli errori che avete commesso per non ripeterli magari il giorno successivo. Salvate poi le vostre fotografie sulla memoria esterna oppure sul computer, anche se non cancellate le schede di memoria, perché salvare le vostre fotografie vi mette comunque al riparo da alcune perdite accidentali, e purtroppo mi è successo. Per orientarvi poi meglio nel vostro lavoro fotografico, create anche una cartella che sia nominata per giorno. Ecco, questo qui è un consiglio per concedervi il tempo per riflettere e aspettare di aver concluso tutto quanto il vostro viaggio prima di prendere le giuste decisioni. E ora fatemi sapere dove vorreste andare, che magari ci si incontra nel prossimo video, perché sì, la prossima settimana vi svelerò la prima novità di questo canale. Ciao, alla prossima!